Amici, siamo nel primo vlog, fa un caldo tremendo. In questo momento sto girando e la chat è praticamente in hype perché siamo per iniziare la maratona. Vi faccio vedere velocemente i ciccini che sono già in chat. E niente, non sanno ancora nulla di come cambierà tutto. Non cambierà niente, dai, non cambierà niente, sarà una bella integrazione, però io sto morendo di ansia. L'annuncio alle 17 e vi faccio sapere assolutamente come va. E questo andrà sicuramente su YouTube, se avrò mai il coraggio di metterlo, quindi vi faccio sapere come va, mi preparo, vado e vado in live. Allora, fermi. Premessa! Non inizia a No, fare. nessuna premessa, questa volta sarò concisa, diretta, eccetera. Ci siete? Ah, diretto, così, senza neanche il No, preambolo. no, zitto! Faccio io. Allora, signori, dovete sapere che su Genshin Impact arriverà un nuovo Archon. È più di un 5 stelle, è forse più di un Archon. E abbiamo il 50 e 50. Signori, state per diventare tutti quanti zii. Già. Non ho capito, ripeti, eccolo. Yes, signori, sono incinta. Esatto. Avevo una paura di dirlo, ma non paura, c'è cioè proprio, boh, non sappiamo come dirlo in live. Grazie, raga. E niente, Aveva praticamente. tanta paura, aveva tanta paura. E niente, grazie, raga, grazie. Abbiamo il 50 e 50. Ciao, Leo. Abbiamo il 50 e 50. Siamo precisamente ci stiamo affacciando nell'ottava settimana, quindi nascerà a No, posso dicembre. dire una cosa? Ma, cioè, brava, cioè, qualcosa c'entro anch'io, cioè, nel senso. Ehi, cioè, tutto sto brava Demi, beh, congratulazioni Demi. Sì, è vero. Bello che fin quando non nasce non si sa se, cioè, beh, però, cioè, se Bravo, nasce con le corna bello. è vitto, ma se nasce senza corna è mio però. È vero, è giusto. Se nasce con le corna vuol dire che sono fittosessuale. L'abbiamo imparato ieri sto termine. Bravo, Bal, esatto. Bravo, Boh, Bal. soddisfazione, che mi sei? A me dicono Reccato? Sì, cioè sì, salverò questa parte di live, praticamente. E raga, niente, praticamente ci stiamo affacciando all'ottava settimana. Quindi siamo a lunedì. Lunedì sono 8 settimane. E questa pulce, che noi chiamiamo pulce visto che non sappiamo se è maschio o femmina, lo cresceremo in live. Cioè, nel Tecnicamente, senso. nel senso che. Non è che cresce in live. Cioè, no, nel senso esatto. Non è che facciamo la Grazie, diretta in sala Leo. No, in parto, sala cioè. parto no. Però ecco, ci sarà Anche tutto il percorso. Tutto il percorso lo vivrete. E io sarò. Come ho detto, vabbè, adesso devono ancora assimilare, quindi non voglio dire troppe cose perché noi abbiamo avuto un po' il tempo di metabolizzare cioè, adesso. potremmo fare tipo in sala parto il sondaggio? Capito? Mentre stata parte il sondaggio, no? Ma sondaggio, riuscirà? Bello! Mi sono perso Esatto, lo aveva l'annuncio. detto Ciao, bene Titi. Bal. 900 sub per la diretta in sala parto, ragazzi. Sava. Pastrocco, grazie per i 100. Sì, Pastrocco, diventerai zio! Diventerai zio, questo è l'annuncio speciale. Pronostico maschio femmina lo faremo Il quando lo pronostico, sapremo sì. anche Il noi, però. pronostico maschio femmina lo faremo, sì, assolutamente. Però dobbiamo saperlo anche noi, quindi sarà tipo tra almeno un paio di mesi, penso, no? Cioè, sì. Perché di solito dopo il terzo mese, Più o quindi. meno, in teoria, boh, che ne so. Se lo Teoria. sapevo facevo cioè, lo stesso. L'ostetrica. Zio Trilla, che strano sentirlo, Quindi ora esatto. sarà veramente mamma Demi. Ecco, e quindi raga, adesso vi posso dire quella cosa che non vi potevo dire. Cioè, adesso vi posso dire tutto quello che non vi potevo dire. Avete notato che io non bevo più il caffè? Penso che
qualcuno di voi l'abbia notato che io non faccio da un po' spam di emote del caffè. Ed era un rito praticamente che facevo in live. Ciao mamma! Ecco, zia Carla! Zia Carla! Devi cambiarti il nick! Devi mettere nonna Carla! Devi chiamarti nonna Carla adesso! Ovviamente mia mamma già lo sapeva, non le è venuto un infartino in live. Beh, ci mancherebbe. Era da un po' che non bevevo caffè. Perché, raga, effettivamente, vi posso dire la verità, il caffè adesso mi fa un po' schifo. Cioè, mi fa veramente venire la nausea. Cioè, esatto, ma ci arriviamo, diciamo tutto praticamente. Allora, raga, su TikTok cambierà un pochino il format, perché voglio portare questa mia esperienza quasi per intero su TikTok. Dato che comunque manterrò comunque le clip divertenti, però tra una clip e l'altra farò proprio dei mini vlog e insomma terrò aggiornati tutti tramite TikTok. Poi su YouTube ci sarà un video a settimana per iniziare in cui parlo di cose, sarà un video piuttosto introspettivo. Voglio iniziare a fare vlog anche lì, così mi potete conoscere meglio. Io insomma ne approfitto per fare una tipologia di video che mi è sempre piaciuta fondamentalmente, ma che non ho mai avuto l'occasione di fare, e ho detto perché no, magari uniamo l'utile e dilettevole. Seconda cosa, in toto, e adesso questa cosa è una cosa piuttosto seria, a me piacerebbe realmente portare la mia esperienza qui su Twitch, in primis perché mi vedete tutti i giorni. E niente, quindi è un discorso serio e voglio portare questa esperienza perché voglio far vedere com'è una mamma gamer. Cioè, voglio far capire che non c'è differenza, che i videogiochi alla fine non ti deviano la mente, così come abbiamo sentito in questi giorni. E che può essere tutto dosato, può essere tutto spiegato, può essere tutto apprezzato al meglio. Tra l'altro, e si può fare tutto. Forse non l'hai visto, da ieri hanno chiuso tutte le sale LAN. Sì, ho anche condiviso il post su Instagram. Lo schifo. E quindi, raga, il discorso serio alla base di tutto, della notizia, eccetera, è stato un discorso che mi ha messo parecchio in crisi da prima di conoscere la notizia. Ne abbiamo parlato comunque tanto tra di noi. E ne abbiamo parlato tanto sotto il punto di vista di: ma se dovesse succedere un domani, cosa succederebbe al mio canale su Twitch? Cambierebbe tutto, non cambierebbe niente. E alla fine, raga, la verità è che non cambierebbe niente, perché questo è il mio lavoro, in primis, è la mia vita, e si può abbracciare, si possono abbracciare tutte e due le cose esattamente come si abbraccia un qualsiasi lavoro, e anzi, sarà un'occasione per mettere un qualcosa di nuovo qui su Twitch e sperare di trasmettere un messaggio a chi ancora crede che i videogiochi siano cose per bambini o che streamare sia qualcosa che possono fare veramente tutti a prescindere, perché tanto accendi la telecamera, giochicchi e va bene così. E invece no, io ci tengo a portare qualità, competenza, e a questo punto portiamo una ventata di novità, perché saremo in due a streamare praticamente. O in tre quando ci sarai tu, chiaramente. Grazie. Grazie, Neko. Musino verrà superato? Penso di sì. Superato? No. Musino è il fratello maggiore. Sono due cose diverse. Cioè, Musino fa parte della famiglia ed è tanto contento quanto noi. Non credo che abbia neanche capito. No, sono due cose diverse. Shadow! Mami Babi, Daddy Baal, congratulations Maguis. Grazie mille per la donation. 5 gemelli, si streama in 6. Minchia, cuore! Tu fatti i gufetti tuoi e streamati i tuoi gufetti. Pensavo a qualcosa riguardante il canale. È vero, è vero. No, ma ve l'ho detto, comunque ci sarà una bella integrazione. Io non cambierò nulla del canale, anzi, penso di voler portare anche un po' più di just chatting e quindi fare, paradossalmente, fare più live. Tanto è adesso che sono un attimino più stanca, poi man mano che arriverà l'estate più che altro faremo molto più just chatting, ma perché è proprio il format che te lo richiede. L'estate è fatta così, l'estate per Twitch è un periodo di calo, esattamente come l'inverno è un periodo in salita. Quindi noi ci adegueremo di conseguenza, parleremo un po', ovviamente questo argomento non andrà a monopolizzare tutto tra tutti i miei social, eccetera. Esatto, quello si vedrà sicuramente. Grazie Choco. A che mese sei? 8 settimane lunedì.
pensavo ad un matrimonio? Ci avevi sperato un matrimonio con cuore. E invece... No, il matrimonio no, non è qualcosa che è nei progetti. Ma dicalo dove, che esce su Meru, col pancione. Sì, e si fa tutto. Si fa tutto. Vediamo l'ora. Vero, Elixir. Il matrimonio a Castello delle Cerimonie o niente. Se ne parlerà più avanti, sicuramente. Oh, Sara! Possiamo sdoganare questa cosa, finalmente! Finally, possiamo sdoganare la notizia, Sara! Grazie mille per il ride, benvenuti a tutti, benvenuti a tutti, benvenuti in live, siamo in maratona fino alle 11 di questa sera. Devi con il big reveal, madonna, veramente, che emozione, è stato strano dirlo in live. Grazie raga, grazie mille a tutti, è stato un po' strano dirlo in live, è stato emozionante. Oh Sara, grazie mille per la sub. Grazie mille per la sub. Sono contentissima per te tesoro, grazie mille. E niente, ho raccontato lo spoiler del momento divertente che dovevamo tenere tutto segreto, però stavi per piangere e io stavo per piangere, non piangere che piango, eccetera, quindi attimi di panico. Bello però, bello bello. E niente, come ho detto, questo sarà un momento importante perché a parte il momento bello in sé, e spero di mandare anche un messaggio positivo rispetto al fatto che su Twitch tranquillamente si può lavorare anche avendo la propria vita privata. Insomma, sarà una scoperta perché anche io stessa crescerò con questa notizia. O poi magari l'ho detto, può essere che avrà passioni completamente diverse dalle mie. Non amerai manga, non amerai anime, non piaceranno i videogiochi. E magari, che ne so, lo guarderò e dirò, beh, più roba per me a questo punto. Però potrebbe essere. Mau! Mau, grazie mille per le 5 sub! Mau, grazie infinite per il supporto! Grazie, grazie, grazie! Impossibile, vero? Beh, parla quella che ha il cartonato delle super chicche dietro, cioè nel senso... È possibile che poi con le pistole di Dante... Oddio, è un po' difficilino che non abbia i miei stessi gusti, però... Però si può mai sapere!